Buonasera e benvenuti amici galattici alla nuova rubrica vecchia. Infatti abbiamo il vecchio per antonomasia, Alessandro. Questa è la rubrica punto di non ritorno. Quindi oggi scopriremo il punto di non ritorno del paesiello. Quanto è bello! Awe! Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro, conosciuto anche come paesiello. Perché paesiello? Allora, diciamo che quando sono arrivato io non ho sempre vissuto qui al nord della galassia dove stiamo girando questo video, ma una volta che mi sono trasferito, vengo da un piccolo paesino della provincia di Salerno, il mio migliore amico mi diede questo piccolo soprannome, che mi chiese: da dove vieni? Ah, un piccolo paesino, ah, vieni dal paesiello. E da allora il nome è rimasto e mi accompagna da quasi 10 anni di vita hobbistica. Pensa che c'è gente che mi conosce come paesiello e non sa il mio nome, quindi. Ho iniziato l'hobby circa 18 anni fa. Anche tu andavi alle elementari? No, io andavo alle medie. Io ero in terza media e... Colombino, tu invece andavi alle elementari? Sì. Tu hai tempo di avere elementari? Andiamo ancora alle elementari. Era fuori corso alle elementari. vidi questa pubblicità della De Agostini, in cui veniva per la prima volta presentato questo mondo cupo fantasy in guerra, che era il mondo di Warhammer Fantasy. Comprai la prima uscita, che conteneva 2 arcieri bretoniani, un arciere orco e un guerriero orco, insieme ad alcuni dadi, alcuni colori, e una piccola infarinatura di quello che era il mondo di Warhammer. Da lì non mi sono più fermato, sono 18 anni di hobby in tutte le sue sfaccettature. Diciamo che ho iniziato piano piano con la 6ª edizione di Warhammer Fantasy, ho iniziato ad acquistare il White Dwarf, a interessarmi un po' anche dell'universo di Warhammer 40.000, piano piano ad assemblare il mio esercito dell'impero giallo e rosso, che adesso ha qualcosa come 300 modelli. Tutti perché dipinti. Giallo e rosso? Non avevo tanti colori, non avevo un negozio GV di riferimento, andavo a comprare i colori in ferramenta, quindi era una cosa molto molto arrangiata, e avevo come colori originali GV un giallo e un rosso. Quindi dipingevi con la pittura murale? Più o meno, i miei primi modelli sono sprayati con la vernice spray, con lo spray da nero carrozzeria. Che si... da carrozzeria, esatto. Quindi dipingevo scalzo, in ginocchio sui cocci, sui cocci no, però... Più o meno eravamo lì. Che poi ricordiamo che sui vecchi manuali di GV c'era tipo come costruirsi la propria collina. Io l'ho fatto. Avevo queste uscite settimanali della De Agostini, dove ogni settimana mi davano 2 modellini. Avevi l'edicola invece del negozio. Avevo l'edicola invece del negozio, dove la festa era il giovedì che usciva che arrivava la rivista, andare lì, prendere la rivista settimanale e iniziare piano piano ad assemblare il modello, a colorarlo. Poi non avevo i colori, infatti i miei primi arcieri bretoniani alcuni sono rimasti bianchi perché ho avuto i metallici molto tempo dopo, effettivamente poi non li ho più ricolorati. Ed era bellissimo ritrovarsi ad avere questo esercito che piano piano cresceva, fino a quando poi per il mio esame di terza media mi regalarono la scatola base della 6ª edizione. Credo quel libro di averlo letto qualcosa come 20 volte, l'ho distrutto. Sarà logoro ormai. Sì, è effettivamente l'unico libro che ho rotto, che ho dovuto ricomprare, ma lo tengo tra i cimeli più preziosi, perché tutta le storie, l'ambientazione, tutto quello che c'era l'ho preso da quel primo libro di Warhammer. Facendo un rapido calcolo dovrei avere circa 1500 modelli assemblati e dipinti che ho esposti nelle mie vetrine, tutti dipinti a mano, e forse il triplo, il quadruplo ancora nelle scatole. Cioè ho materiale enorme, ho pezzi limitati, ho pezzi storici ormai di Games Workshop, ho tutta la bibliografia, tutti i White Dwarf. Diciamo che è una collezione che è aumentata nel corso degli anni in maniera forse più che esponenziale. Ecco. Infatti chi ci segue non lo sa, ma noi quel posto lo chiamiamo l'antro del paesiello e abbiamo ormai anche la geolocalizzazione, abbiamo il nostro infiltrato e prima o poi faremo sparire roba. Esatto. Beh, poi da lì piano piano diciamo che la mia avventura nel mondo dell'hobby è andata crescendo, mi sono portato a casa delle grandi soddisfazioni con le migliori armate dipinte del 2014, del 2013, ai tornei nazionali. Con quali armate però? Di un'armata di Guerrieri del Caos, di Khorne, interamente convertita, ed un'armata dell'Impero, che sono rimasti i miei 2 eserciti prediletti. Ho iniziato ad assemblare il mio esercito di Guerrieri del Caos di Khorne subito appena ho visto le illustrazioni sul libro delle regole della 6ª edizione, ed il modello che mi piaceva di più era il vecchio divoratore di anime,
o Blood Thirster per chi parla inglese, che mi aveva colpito tantissimo, questo demone invincibile, sterminatore di eroi, dove il più grande eroe poteva resistere un paio di battiti cardiaci prima di essere ucciso di fronte a questa incarnazione della rabbia stessa, e convinsi, diciamo, i miei genitori a comprarmi questo modello, che all'epoca costava 80.000 lire, un patrimonio se vogliamo. Molti non lo sanno, ma Colombino invece è il contrario, cioè un Bloodthirster non resisterebbe un paio di battiti di cuore contro di lui. E niente, per montare questo modello, alla fine, ripeto, senza nessuno che mi insegnasse, senza nessuno che mi facesse vedere come si montasse un modello del genere, mio padre, grand'uomo, ha preso la fiamma ossidrica e ha fuso le ali del modello al modello. Non sono mai rovinate in 18 anni che ci gioco, però effettivamente, piccola curiosità, sono fuse proprio al modello in sé. Essendo una comunità, la mia, una comunità piccola nel sud Italia, questo concetto è sempre visto un pochino strano, cioè l'idea del modellismo, l'idea di investire tempo, soldi, risorse in qualcosa che sono fondamentalmente dei pezzi di plastica, per chi non riesce ad apprezzare la bellezza di questi modellini. Sono contento che adesso mio padre sia felice del fatto che io pratichi questo hobby, che mi abbia fatto conoscere un sacco di gente, che adesso tanti dei miei migliori amici sono tutti persone che ho conosciuto attraverso questo hobby. Quindi che alla fine, nel corso del tempo, la mia comunità hobbistica alla fine l'abbia creata qui adesso dove mi sono trasferito. E invece la mamma? Posso girare delle domande che arrivano direttamente alla mamma? Sì. Ma quando ti sposo? Parliamo degli ultimi 5 anni. Da quando c'è stato il crollo? Esploso! No, non mi dire questa cosa. Chi? Il mondo di Warhammer, il vecchio mondo di Warhammer è esploso. Sì. Quando? Circa 5 anni fa, con gli End of Time, siamo arrivati alla fine, alla conclusione di un'epopea di circa 30 anni. 5 anni fa, quando ti chiudesti in casa per settimane e non volevi chiudere nessuno. Sì, ho portato il lutto per 3 settimane. Ecco dove era finito. Quell'immagine del bambino che creava le colline col polistirolo, no? E piange al crollo. Buttando via le colline. Per me è stato molto traumatico, infatti mi ero affezionato ad una realtà dove, ripeto, consideravo i protagonisti di quella realtà quasi come degli intimi amici. Ci sono tutte le storie, il fatto di vedere nel giro di 3 mesi il mondo di Warhammer che avevo apprezzato, amato per 30 anni, venire praticamente distrutto. Si sapeva che sarebbe finito così, però vederlo messo in pratica è stato comunque una cosa difficile da digerire. Poi è chiaro, l'età di Sigmar, il nuovo gioco in scatola, la curiosità, l'apertura di questo nuovo mondo c'è stata. Adesso è chiaro, i modelli sono bellissimi. Se tu potessi scrivere 2 righe o comunque chiamare, se telefonando, se potessi dire la tua, se telefonando, come dice Mina, potessi chiamare Manfred von Karsten, cosa gli diresti? dire in napoletano a chi t'è morto mi sembrerebbe stupido, visto che non morto mi sembrerebbe stupido, a chi t'è vivo. Ma se potessi parlare con lui un attimo prima, tu grandissimo cornuto, non lo fare. Qual è la cosa migliore e peggiore che ti sono capitati in tutti questi anni di modellismo? Allora, la cosa migliore, partiamo dalle cose facili, la cosa migliore sicuramente è stato vincere il premio miglior armata. Vedi, anche lui vincere. Dal punto di vista pittorico, perché diciamo la massima aspirazione che mi ero dato dal punto di vista pittorico per quelle che sono le mie capacità, nel senso avevo convertito l'armata in tanti mesi, avevo portato avanti, avevo creato un principe demone bellissimo, con un sacco di pezzi, con un sacco di modifiche, e tra tanti pittori, tutti bravissimi, di una comunità bellissima, tutti quanti riuniti in un unico posto, la mia armata è stata la più bella, questo mi ha dato molta soddisfazione. Chi si è fatto non scarsi gli altri. Stranamente, appunto, lui ha vinto, gli altri erano bravissimi. Certo. Invece la cosa più brutta, in realtà, non è una cosa brutta perché ho soltanto bei ricordi. Ti hanno rubato degli elfi silvani? No, un Orion? No. A me no. Un Orion? A parte un Orion che era mio, ma perché era già stato infestato, ma Colombino purtroppo non ha il pollice opponibile. Mi manca un Orion, nella mia collezione di modellini manca un Orion di quinta edizione, se per favore, in metallo. Diciamo che se riesci a farmi avere, tu che mi stai ascoltando, riesci a farmi avere quell'Orion, io ti posso garantire che legalmente puoi tenerti tutto il resto. Ma la cosa più brutta in realtà è una stupidata, nel senso è un episodio carino che mi è capitato. Avevo appena comprato un lotto di Impero su eBay e che era già stato colorato. All'epoca ingenuamente pensavo che i modelli, anziché essere in metallo bianco, fossero in ferro.
e cercavo un modo per scolorare, per togliere la vernice a questi modelli e poterli poi ricolorare. Parlandone con mio padre, mi fa: ma in che materiale sono fatti? E io: ferro. Ovviamente non sapevo, le mie conoscenze erano quelle. Fa: ah, allora bisogna fare una cosa, lo passiamo sotto la fiamma ossidrica e ovviamente il modello si scalderà un po', ma non succederà niente, la vernice invece si brucerà. Proviamo, gli passammo la fiamma a 30 secondi, era intero. Poi prendemmo una spazzola in ottone, andammo a togliere la vernice con la spazzola in ottone, molto bene, e il modello fu... Si narra al sud questa vicenda leggendaria che il paesiello si strinse alla sua collina di polistirolo per ben 2 settimane. Paesiello, sì. Come riassumeresti tutto il tuo rapporto con il Warhammer, o comunque con l'hobby, in una parola? Meraviglioso. Grazie a tutti per questa intervista, per avermi dato la possibilità di esprimere il mio punto di non ritorno in questa folle avventura del mondo di Warhammer. Se perché... la tua storia accorata, triste e malinconica di questo bambino nella provincia che non ha un posto dove praticare hobby, che scioglieva i modelli, per fare del bene, ecco, diciamo le cose che voleva fare del bene, adesso voleva fare del male, quindi avesse voluto fare del male. Direi un salutone a tutti i nostri amici e iscrivetevi al nostro canale. Ciao, ciao! Esploso! No, non mi dire questa cosa.